prossima ricetta facciamo il risotto con l'uva fragola, qui tipica di Suro, e il gorgonzola superiore che serve di Leonardo, il riso o perla. Hai scelto carnaroli ancora, Massimo? Non te la senti di provare un aroma No, perché il carnaroli è il riso indicato. Per fare il risotto non c'è come il carnaroli, la dimensione del chicco. Ora è pronta. Attualmente bisognerebbe prendere in mano il riso quando spacco di mano non è pronta. Tostare il riso ci vuole il tempo quasi come cuocere. Quasi. Si sente già. In questo caso, con questo riso, non è chiaro niente. Infatti si sente che ha un altro... Sì, perché il molto profumato lo fa, quindi dovrebbe alterare anche gli equilibri chimici. Esatto, ma invece solitamente si mette un po' lo scalone. Io preferisco lo scalone perché è un po' più dolce. Il burro è un po' grasso, Diciamo che tante tostature si fanno con olio, poi si mette magari l'aglio al filo in più. Per esempio se si fa un risotto di porcini si fa la tostatura con olio, poi si mette l'aglio all'ultimo, sennò brucierebbe. Perché il riso lo dobbiamo portare ad altri tostatori. Mentre invece lo scalogno e la cipolla si ha la possibilità di tostarlo insieme. Devo scegliere un piatto, a me piace fare il risotto, perché il risotto mi rilassa, non è come noi che devo farlo per lavoro, quindi sì, magari preso, sei a casa, mezz'ora di tempo, un'ora, mi metto qui, faccio un risotto. È rilassante perché non devi andare in giro, sei lì, mescoli, coccoli il tuo risotto, intanto parli magari, e quindi il risotto secondo me rilassa. Guarda che si potrebbe anche... Questa idea non esiste perché esiste lo slow cooking, esiste la scuola di cucina, ma il risotto utilizzato a fini benefici, psicofisici... Il risotto terapia. Il risotto terapia. Vedi proprio come ha mantenuto bene il chicco? Il chicco è proprio intonso, quindi è rimasto come all'origine. Quali sono, Massimo, i prodotti a te più familiari nella preparazione dei risotti al di là delle stagioni? Cioè, quali ripeti utilizzando prodotti per i propri? Risotto alla sumese viene fatto il risotto alla milanese, quindi lo stilizza per anno, e sopra viene messo la frittura di sopra, che è un piatto di tipo locale. Composto da? Non di salsiccia, abbondante cipolla cotturaletta con la cremolata di limone sopra. Quindi ricorda un po' l'osso buco, ma fatto in maniera completamente diversa. Quindi questa è la chicca, che mangi solo qua e rinsa subito. E che dici? Viene replicato da altre parti, no? No, punto. È solo qua. Il riso effettivamente tu lo puoi allineare a tutti i prodotti e hai sempre un buon risultato finale. Da dolce a salato. L'unico problema è che è impegnativo avere in carta tanti risi, perché altrimenti varrebbe la fantasia di uno chef di tanta esperienza del ventennale che sa quanti risi ha provato, ha allineato, ha preso. Comunque faccio poi il riso stagionale, quindi poi dove vado mi appassiono, ho usato le ciliegie che fanno tanto in Veneto. Qual è, Massimo, il tuo risotto preferito in assoluto? Cioè quello che dici, voglio fare questo perché mi piace, mi appassiona. Non devo farlo troppo. Non riesce a dare così. No, tanto sono tutti buoni, puoi dirlo. No, ma non ce lo posso fare. Guarda, a me è piaciuto tantissimo il risotto cacio, pepe e liquirizia. Sì. È un abbinamento che non avrei mai detto, eppure era veramente buono. E quello di assaggiare cacio, pepe, lime,
e caposale. Abbiamo risotto con l'uva fragola di Suro, gorgonzola e Gran Riserva Leonardi, che dei chicchi di uva fragola. Perché l'aspetto è già invitante di Suro, qui la mantecatura non si spreca perché col gorgonzola di Leonardi si gioca facile. Sì, facile nel senso che già il prodotto di base è buono, quindi Gran Riserva fiora l'occhiello. Se poi unito al riso perla all'abilità dello chef Massimo Valogini, è trionfo di sapori, profumi e gusti che secondo me non vale la pena di lasciare scadere ma di mangiare subito. Sono d'accordo. Lei. Allora, ti metto anche l'uva fragola perché benissimo. È un classico. Il Gran Riserva Gorgonzola di Leonardi. Che non siamo in diretta, non può ascoltarci, ma gli facciamo sentire poi il profumo. Un saluto, ciao Fabio. Allora facciamo una, guarda, vediamo proprio la scena fatta bene. Grazie, guarda, oh. Buon appetito. Buon appetito. Sentiamo questo risotto. Il bilanciamento tra l'uva fragola e il gorgonzola riserva di Leonardi è spettacolare. È il perfetto equilibrio. Quel retrogusto, sì. Quel retrogusto dell'uva fragola con l'inconfondibile aroma del gorgonzola. Questo vino poi sfumato giustamente a vino rosso, perché stiamo parlando di uva fragola che è rossa, quindi ottimo, ottimo davvero.